Viaggiare nel 2022. Qual è il quadro generale e i consigli importanti da dare per chi vuole viaggiare il prossimo anno? In realtà anche alla fine di questo 2021, ma soprattutto in tutto il 2022. Prima di iniziare ti ricordo Super Travel Club, la community che diventerà la community più grande di viaggiatori in Italia. Siamo oltre 350 in poche settimane dall'apertura. La piazza principale è completamente gratuita, trovi il link per iscriverti qui sotto in descrizione. Ogni mese 6, 7, 8, ma ne aumenteranno tutti i mesi contenuti pazzeschi. Parliamo di destinazioni europee, di destinazioni mondo con esperti locali, parliamo di destinazioni Italia con esperti locali, parliamo di crescita personale con esperti, terapeuti, psicologi, psichiatri, abbiamo di tutto e ci daranno consigli sul viaggiare da soli e meno. Corsi veri e propri di lingue per viaggiare, ad esempio, corsi di storytelling, ma c'è tanto tanto altro. Il link per entrare nella piazza principale completamente gratuita lo trovi qui sotto in descrizione. E ora veniamo con il decalogo, sì, 10 consigli importanti per viaggiare al meglio e con sicurezza nel 2022. Numero 1, non cambia il quadro di attenzione e di regole che dobbiamo seguire per viaggiare nel 2022. Alcune magari si allenteranno, alcune torneranno, non lo possiamo sapere, non abbiamo la sfera di cristallo, ma l'importante è seguire tutto quello che ho detto in un video specifico qualche mese fa, è valido tuttora e varrà per tutto il 2022. Ci sono i consigli anche lì, passo passo da seguire per diciamo prepararti alla partenza e anche quando sei in viaggio, per vivere nella sicurezza totale e non dimenticarti assolutamente nulla. Ti lascio il link qui sotto in descrizione, te lo faccio passare anche qui sopra mentre sto parlando. È un video che rimane attuale. Quindi, primo consiglio per viaggiare, importante per viaggiare nel 2022, è di non abbassare la guardia e seguire tutte le regole di paesi per paesi che vogliamo visitare. Se ne apriranno molti di più, ma avranno le proprie regole. Sempre in tema sicurezza, numero 2, parliamo di assicurazioni di viaggio. Impossibile muoversi senza un'assicurazione di viaggio nel 2022. Lo era anche prima, ragazzi. C'era gente pazza che si muoveva anche in Europa senza assicurazione. Scusate, lo so, magari qualcuno di voi l'ha fatto, non volevo insultare nessuno. La realtà è che l'assicurazione di viaggio è fondamentale ovunque si vada. Addirittura adesso ci sono dei paesi extraeuropei che non ti fanno nemmeno entrare senza assicurazione sanitaria con copertura Covid. Per cui attenzione, stipulate una buona assicurazione, qualsiasi compagnia va bene, non la stipulate con la compagnia aerea, per l'amor di Dio, stipulate un'assicurazione con una compagnia buona che può essere anche Europe Assistance. E il mondo, la nostra assicurazione, l'assicurazione che Viaggio Vero consiglia. Sapete che io viaggio con una multiviaggio annuale di Eimondo e sono riuscito a strappare il 10% di sconto su tutte le assicurazioni che vuoi fare durante l'anno con Eimondo. Anche qui il link è sotto in descrizione in ogni video. Se ci clicchi sopra, vedi subito che facendo parte della community di Viaggio Vero hai il 10% di sconto. Puoi far fare un preventivo a seconda del luogo dove vuoi andare e vedrai già che il 10% sarà tolto in meno rispetto al prezzo principale. Ma qualsiasi assicurazione scegli, anche se non scegli Eimondo, mi raccomando, viaggia coperto da un'assicurazione valida che ti copre, che ti aiuti, valida anche per il Covid-19, eventualmente se ti ammali in viaggio. È fondamentale nel 2022. Numero 3, altrettanto importante, anche per una sicurezza più che altro mentale, è quella di andare a scegliere servizi che puoi annullare fino all'ultimo secondo se decidi di non partire per un aggravio, non so, della situazione nel luogo dove vuoi andare, eccetera. Sempre meglio pagare qualcosa di più. Parlo di servizi, ad esempio, di hotel, anche voli con assicurazioni particolari, comunque servizi in generale, anche magari di escursioni che vai a comprare, ma che puoi annullare, la cui politica di annullamento vale fino a poche ore prima del servizio stesso. Su Booking, come sapete, vi ho fatto un video che non è tanto tempo fa e ve lo faccio passare qui sopra, dove vi spiego come ricercare e poi prenotare strutture su Booking. Video molto basico ma molto importante, la, diciamo, sequenza che utilizzo io. Come dissi in quel video, è importante in questo periodo storico andare a cercare delle strutture di hotel su Booking e anche su altri siti che permettano la cancellazione fino a pochi giorni prima della partenza.
È vero, ci costerà qualcosa in più perché se scegliamo a monte dei prezzi non rimborsabili, magari a distanza di tempo, spendiamo qualcosa in meno, sicuramente, però in questo periodo storico, nel 2022 che sta arrivando, sarà fondamentale spendere un pochino di più, ma avere la tranquillità di poter cancellare qualsiasi cosa andiamo a prenotare. Numero 4, importantissimo anche questo, è tutto importante, lo dirò sempre, importantissimo, ma lo sono questi punti, la flessibilità. Lo so, è un tema difficile da accettare per chi ha un lavoro fisso, cioè per chi ha un lavoro con delle ferie fisse, più che un lavoro fisso è buono averlo, però chi ha delle ferie fisse la flessibilità non è così facile da ottenere. Ma cosa intendo per flessibilità? Cercate di allargare un po' il periodo di ferie, non prendete ferie contate come si faceva una volta, cercate di prendere uno o due giorni prima, uno o due giorni dopo. In questo modo, se magari un volo viene cancellato e dovete partire 48 ore dopo, il giorno o 24 ore dopo, lo potete fare e potete magari allungare di un giorno, oppure se rimanete sul posto perché viene spostato il trasporto al rientro, idem, non perdete giorni lavorativi. Cercate di allargare un po' la vostra fetta di ferie. Lo so, vorreste godervi ferie dal primo all'ultimo giorno, ma non siamo nel periodo in cui avrete la certezza di poter fare le ferie dal giorno 1 al giorno ultimo. Quindi un pochino di flessibilità anche chi ha un posto fisso e le ferie fisse è fondamentale. Non partite il primo giorno e non arrivate l'ultimo giorno perché potreste rischiare davvero. Flessibilità. Numero 5, partiamo con le cose pratiche e le cose un po' più filosofiche. Allora, per quanto riguarda il pratico, lo so, anche questo non piace a tanti, però sempre meno contante, portate sempre meno contante con voi e affidatevi alle carte di credito. Lo so, qui mi salteranno addosso in tanti, come avete già fatto in altri video, ma il contante qui e là è il futuro, sono le carte di credito. Non vi piace, purtroppo avrete dei problemi in viaggio. In certi servizi ad oggi, anche in viaggio, proprio per una questione di passaggio di denaro da mano in mano, quindi problemi anche Covid, viene accettato solo denaro elettronico, solo carte di credito. Più possibilità di pagare con la carta di credito avremo, più sarà meglio, diciamo, e riusciremo a viaggiare meglio. Idem con le prenotazioni, non stampate carte d'imbarco, non stampate prenotazioni alberghiere, non fate cartaceo, è inutile passare a mano del cartaceo. Possiamo utilizzare le app native se abbiamo le carte per le carte d'imbarco come Ryanair, EasyJet, ma anche tutte le altre compagnie. Se volate con Lufthansa ha la propria app, se volate con KLM ha la propria app, se volate con qualsiasi compagnia ha la propria app, anche quelle dall'altra parte del mondo. Quindi non è un problema, le carte d'imbarco possono essere elettroniche. Booking, l'applicazione di Booking, l'applicazione di Agoda, l'applicazione di tutti i siti di prenotazione hotel vi permettono di avere le vostre prenotazioni online sul telefono. Questo è validissimo. Voi avete paura di non avere connessione? Fate degli screenshot, quindi rendete delle foto, praticamente delle prenotazioni. Molto più semplice, non vi serve la connessione nel caso in cui non l'abbiate per entrare nell'app. E avete comunque la prenotazione in ugual modo che se aveste un cartaceo. Stampate meno possibile. Numero 6, ancora di più e sempre di più, non siate bulimici da viaggio. Lo so, tante realtà stanno ricominciando a spingere per fare viaggi da cartolina, i famosi viaggi cartolina, ne abbiamo parlato in altri video, ovvero vediamo 70 cose in 7 giorni, 10 cose al giorno, vi porto qui, fate due foto, scappiamo, il bus è qui, là, il trasporto è là. No, non si fa così. Almeno quando andate, scegliete un viaggio e scegliete di visitare una destinazione, scegliete di vedere poche cose, ma meglio, poche cose, ma meglio, al massimo ci tornerete. E se non ci tornerete, avrete vissuto comunque un'esperienza migliore, ve lo garantisco. Non siate bulimici da viaggio, rifuggite i programmi di viaggio e le realtà che vi vogliono vendere prodotti del vedi 1000 e paghi 10. No, io voglio pagare 10 e vedere 10, ma voglio vedere 10 bene. Ecco che cosa, qual è la filosofia. E nel 2022 dovrà essere, e soprattutto anche più avanti, dovrà essere sempre un vostro must. Vedere meglio e vedere meno. Sì,
E questa è la regola fondamentale. Sempre di più importante, nel 2022 al numero 7 avremo la necessità di prendersi un po' di tempo da soli. Lo so, tanti anche qui non vogliono viaggiare da soli, vogliono viaggiare in coppia, in compagnia, amici, eccetera, eccetera, ma è sempre più forte la necessità e l'esigenza di prendersi del tempo. Se proprio non vuoi e non te la senti di fare un viaggio da solo, puoi fare un weekend, oppure puoi fare una giornata da solo vicino a casa o da sola. Ti prendi e vai a 30 km da casa tua da solo o da sola. Ti vai a fare una camminata, un piccolo trekking, qualcosa, ma da solo in maniera da poter avere del tempo per pensare, un po' di tempo per riquadrarsi dopo un periodo così importante, storico che abbiamo vissuto, che se ne voglia dire ci ha cambiato internamente e non siamo più gli stessi. Ecco, c'è questa esigenza, si sente tanto questa esigenza del viaggiare da soli, ma viaggiare da soli non significa prendersi un mese e viaggiare in Asia da soli. Anche quello, per l'amor di Dio, se ve la sentite e lo potete fare, ben venga quando si potrà fare. Ma va benissimo, ripeto, anche qualche ora da sola o da solo nel paesino di fianco a te, dove sei nato e cresciuto. Numero 8, natura, natura e ancora natura. Sì, nel 2022 dovrete almeno fare un viaggio nella natura. Va benissimo fare viaggi a scoprire le città, musei, storia, architettura, cultura, quello che volete. Va benissimo mare affollato, divertimento, bar, ciringhiti e serate ballando, ben venga dopo tanta chiusura, ma una piccola pausa in natura, un paio di giorni o anche qualcosa di più se volete farlo in natura, sarà la vera ricarica. La natura è l'unico viaggio che veramente è curativo al 100% senza agenti esterni. Se andiamo a fare un corso di qualche tipo, è chiaro che sia curativo, c'è un agente esterno che può essere appunto gli insegnanti, il corso, la tecnica che viene fatta, eccetera eccetera. Per quanto riguarda la natura, basta infilarsi in un bosco vicino a casa e il bosco curerà, sarà la vera e unica grande ricarica che avremo negli anni a venire, la natura. Quindi concedetevi sempre, magari anche quello che abbiamo detto prima, da soli, un piccolo viaggetto in natura. Ripeto, basta qualche ora nel bosco vicino a casa. Numero 9, altro punto controverso che non piacerà a tantissime, o tantissime, anche tantissimi, però soprattutto a tantissime, è abbracciate il minimalismo. Ne ho parlato varie volte, ho intervistato anche esperti di minimalismo qui sul canale, ma sarà sempre un tema più importante per tanti motivi. Uno, per risparmiare. Tutte le compagnie vanno verso il viaggiare leggeri e se volete viaggiare pesanti dovete pagare, quindi comunque risparmierete. Risparmierete energie nello portarvi dietro bagagli pesanti e dall'altra parte sarete meno impattanti nel pianeta. Insomma, sarete più leggeri in toto, sarete più leggeri al 100% e non solo parlo di peso. Numero 10, un punto importante, l'ultimo, che un po' racchiude tanti altri punti che abbiamo trattato. Uscite un attimo dal pensiero comune, uscite un attimo dalle mode, cercate di non farvi travolgere dal dobbiamo andare nel tal posto perché vedo miliardi di foto su Instagram e quindi voglio andare anch'io. Un viaggio all'anno in una meta super gettonata si può fare, per l'amor di Dio, ma cercate di uscire da questo pensiero comune, che non significa che queste persone stiano viaggiando in posti brutti, stanno viaggiando in posti meravigliosi e che attirano anche me, ma cercate di fare una scelta anche etica. Vi faccio l'esempio, l'Islanda. L'Islanda è gettonatissima, c'è il pianeta in Islanda, ci sono quasi più turisti che persone che ci vivono in questo momento storico. Magari, sì, potete andare in Islanda, per l'amor di Dio, però se avete la possibilità, aspettate. Magari aspettate qualche anno per andare in Islanda, oppure magari andate in Islanda ma concedetevi poi anche un viaggio in un luogo meno gettonato. Cercate di andare a scoprire luoghi. Usate YouTube per avere idee. Usate anche Instagram, ma rimanendo fuori dai circuiti più turistici che vedete pubblicizzati da blogger, influencer e compagnia bella. Cercate di pensare con la vostra testa e provare a prendere un atlante, una cartina e dire voglio scoprire cosa posso vedere in Armenia.
cosa posso vedere nel Caucaso in generale, in Georgia, in Azerbaigian, cosa posso andare a vedere in luoghi un pochino più ameni, luoghi che magari stanno esplodendo in questo momento e voi potrete dire fra qualche anno, quando ci andranno tutti, ci sono andato anch'io, l'Oman, che è uno dei paesi medio orientali meno visitato, sì, sta prendendo un po' il piede negli ultimi anni, ma è meno visitato degli Emirati Arabi. Andate in Oman, che è veramente un paese completo. Oppure, non lo so, Cipro. Cipro è anche la Lonely Planet, lo sta consigliando tantissimo, Cipro, per una vacanza, per un viaggio anche alla riscoperta di una cultura tanto diversa rispetto a quella zona di mondo. Ecco, la logica è uscire dal pensiero comune. Va bene una volta all'anno seguire le idee di tutti, ma cerchiamo di uscire un attimo dal percorso comune e ci troveremo magari con meno gente, ma con più esperienze e più emozioni. Quello è sicuro, il che non vuol dire che i luoghi belli non diano emozioni, eh? Però i luoghi belli sono anche molto pieni e noi cerchiamo di fuggire un po' i luoghi pieni, cerchiamo di dare anche un po' di respiro a questi luoghi. Questa carrellata di 10 consigli importanti, tutti importanti, mi vanto di dire che sono tutti importanti per viaggiare nel 2022. I primi erano molto più legati a regole, assicurazioni eccetera, assolutamente importantissimi. Dal quinto in poi un pochino più pratici / anche filosofici e etici. Spero di averti aperto un po' la mente, di averti dato un'idea, messo un sassolino nella scarpa, ecco, fatto pensare un attimo, ecco, ho questa pretesa, questa presunzione di averti fatto pensare un attimo e magari nel 2022 visiterai uno dei posti che sognavi di visitare ma che era fuori dalle rotte, se si potrà andare, magari in sicurezza, eccetera, eccetera. Concludo ricordandoti ancora Super Travel Club, il club che diventerà la community di viaggiatori e crescita personale più grande in Italia. Il link è qui sotto in descrizione, ti ho parlato all'inizio di Super Travel Club, non sto a ripetertelo e quindi prova a entrare. Ripeto, piazza principale completamente gratuita, il link è qui sotto in descrizione. Se questo video ti è piaciuto e ti è tornato utile in qualche modo, pollicioni verso l'alto, aiuta a crescere il canale, per questo già ti ringrazio, grazie mille. Se non sei ancora iscritto, iscritta a questo canale. Faccio una sorridente che vedi qui sotto, ci clicchi sopra, clicchi anche sulla campanella di a fianco perché in questo modo riceverai tutti gli aggiornamenti ai video che andrò a pubblicare. Buoni viaggi in questo fine 2021 e per tutto il 2022 da Cristiano di Viaggio Vero.